Come potremmo risolvere il problema immigrazione? Come si può risolvere? La ringrazio tanto, e in qualche modo si risolverà. Come potremmo risolvere il problema immigrazione qui in Italia? Non si può risolvere il problema immigrazione. Le migrazioni ci sono state nel corso dei secoli, sempre ci saranno. Il problema immigrazione è quando la gente non avrà più fame e non si dovrà spostare per mangiare, sarà risolto. Caso immigrazione, cosa bisogna fare? Questo è un punto interrogativo. Io li manderei a casa sua. Ognuno ha i suoi punti di vista, però... o se no saper fare a gestirli in strutture come si deve e poi farli lavorare, ci sono i giardini da pulire, le strade da pulire, questo, in modo li paghiamo, fargli fare quei lavori lì, lavori attualmente utili per il paese e starebbero meglio pure loro, sono convinto. Come possiamo risolvere il problema, il problema immigrati? Come possiamo... Non parla francese, non parla italiano. Come possiamo risolvere il problema immigrati? Parli, zio. Come possiamo... Non parla francese, non parla italiano. Buongiorno, come possiamo... Almeno io personalmente, non rilascio interviste. Come possiamo risolvere il problema immigrati? Io non so cosa posso risolvere io, noi non risolviamo niente, la popolazione risolvono i politici. Come si potrebbe risolvere il problema? I politici devono sapere come devono fare, loro si pigliano un bello stipendio per queste cose, noi non possiamo sapere niente. Sugli immigrati? No, grazie. Come si potrebbe risolvere il problema immigrati? Non si può risolvere. Secondo lei non si era già risolto. Quindi non lo vogliono risolvere e parliamo di nulla. Grazie. Buonasera, come potremmo risolvere i problemi immigrati? No, grazie. Buonasera, come si può risolvere il problema immigrati? Come si può risolvere il problema immigrati? Me lo dice a me come si può risolvere. E lo chiedo al governo centrale. Io che queste risposte le posso dare. Non si può risolvere il problema? Si può risolvere, ma chiede a loro perché non ha risposto non è soltanto. Buonasera, come possiamo risolvere il problema immigrati? Il problema degli immigrati, secondo me, non lo so, facendoli tornare al proprio paese. Dovrebbero tornare nel proprio paese, anche se io la penso che è tutta una messa in scena, è tutta una cosa voluta proprio dall'Europa, una messa in scena per fare soldi, per fare ancora più soldi, per mangiarci sopra. E poi tutto qua. Grazie, preferisco non commentare questa cosa qua. Perché non vado? Ma perché già è un'ingiustizia già per noi italiani, che per quello, per come vengono trattati queste persone e per come vengono trattati i nostri anziani con un minimo di pensione da 440 euro, mentre un emigrato, con tutto il rispetto, con tutta la compiacevolezza del nostro benestare, però prendono 1000 euro al mese che elargiscono i nostri politici. Questa è una cosa che ritengo non giusta. Come si potrebbe risolvere il problema secondo lei? Ma bisognerebbe risolvere il problema intanto non caricarcelo noi stessi, perché facciamo parte di un'Europa, altri non vogliono sapere nulla, mentre poi noi italiani dobbiamo sobbarcarci un peso troppo oneroso in una nazione che fa acqua da tutte le parti. Un genovese. Quindi lei non è italiano? No, sono genovese. Sappiamo fottere i soldi a tutti. Come si potrebbe risolvere il problema immigrati secondo lei? Ma non si può portare gente così, perché non ci sono le industrie qui. Cosa si fa? Vanno a mangiare da qualche parte. Bye bye. Da quanti anni è che regge lei? Io non un paio d'anni. Perché ho affittato due case di Genova, una britannica e l'altra a un milanese. E mia moglie mi ha portato qua. Bye bye, ottima serata.
poi ci sono, parlate voi allora, no, o parlo io o parlate voi, no, no. Ripetiamo. Ah? Ripetiamo. Secondo lei, come gli immigrati, cosa bisogna fare per gli immigrati? Portare quelli che che noi possiamo aiutare, gli altri non possiamo farci nulla. Un po' se li prende Reggio, un po' se li prende Milano, Torino, Genova. Però quelli che vengono non dobbiamo essere razzisti come erano razzisti nei confronti dei nostri padri e dei nostri nonni quando andavamo al nord. Io sono stato al nord per motivi di salute e mi sono integrato. A Torino sono stato, ho avuto un tremendo di fegato e mi hanno trattato come uno di loro, perché significa che io sono saputo adattarmi all'ambiente, giusto? Questo. È inutile che facciamo cose razziste, non hanno senso, secondo me. Poi, ognuno ha le sue idee. Senza adottare... Come dire, non bisogna essere razzisti, quelli che sanno stare li teniamo, quelli che non sanno stare, così come ci sono alcuni dei nostri che non sanno stare, si prendono provvedimenti. Non li devo prendere io, li deve prendere il questore, il prefetto e chi gestisce questa città. Io sono un semplice cittadino che cerco nei limiti del possibile di sapere stare. Stop. E allora, come possiamo risolvere il problema immigrati? Come bisogna risolverlo? Dovevano stare a aiutarla a casa sua, perché in Italia hanno invaso, non c'è posto, non ci sono posti di lavoro, non ci sono casi, non abbiamo un governo, mi aiuto nulla, sia non solo l'Italia, tutte le nazioni, le devono aiutare a casa sua. Là, oppure portarli in una zona dove è verde, far costruire case e mettevano là. Hanno rovinato l'Italia per questa migrazione, non gli immigrati, il governo che sbarca, morono mari mari. Gli italiani siamo una massa che non ragioniamo con la testa nessuno. Che dobbiamo aiutare? Dove sono i posti di lavoro in Italia? Nipoti che passeggiano. Non ci sono posti da fabbriche su sentiero fuori dell'Italia. Vogliamo gli immigrati sono in guerra, aiutameli là, a casa sua, noi in Italia. E non ne posso più, guardate, perché hanno rovinato l'Italia. Il governo italiano non vale niente all'estero. Ma questo lo confermo e lo direi anche in faccia sua. Non vale niente, hanno rovinato l'Italia con le migrazioni. Buonasera, come si può risolvere il problema immigrati? No. Risolvere il problema immigrati? Non vogliamo risolvere, perché ci fa sta domanda? Non possiamo. Immigrati, il problema immigrati è un grosso problema. Qua si tratta, diciamo, di una invasione che c'è. Non sono un complottista, ma penso veramente che siamo di fronte a un'invasione da parte di questi popoli, di poveri disperati, diciamo, che stanno venendo qua. E quindi. Come potrebbe risolvere il problema? Il problema è quello che sta facendo Minniti, va bene, bloccarli sulle coste libiche e non farli venire in Italia e agevolare le persone che magari hanno, quelli che possiamo accogliere, preferibilmente sarebbero quelli del terzo, dell'America meridionale, io sarei, diciamo, favorevole a quelli di origine italiana, poi va bene così. Come si può risolvere il problema di immigrazione? Col signore sì, che se ne intende. Problema immigrazione, come si potrebbe risolvere? Togliendo il sindaco. Il problema qual è? Basta. Come potremmo risolvere il problema immigrati? Parla questo. Il problema immigrati, secondo me, non si può risolvere perché non c'è lavoro nemmeno per i giovani calabresi. E di conseguenza. Se no dovrebbero andare tutti, non perché noi siamo razzisti, ma perché non vogliamo che Reggio Calabria si degrada di più già da quanto è degradata, perché anche solo con noi Regina abbiamo i nostri problemi,
abbiamo il problema mafia, abbiamo il problema disoccupazione e noi praticamente, anche se riusciamo a toglierci il problema immigrazione, problemi ne abbiamo sempre a Reggio Calabria, perché se non si cambia cultura non si cambia niente a Reggio Calabria. Penso mi sembra, scusate che intervengo solo per un fatto, che mi pare che hanno fatto una legge oggi, ieri, per quanto riguarda quelli rifugiati politici regolari che hanno diritto ad alloggio, sanità e tutto. Questo l'ho sentito dire in televisione, perché io non vedo granché, però oggi ho sentito dire questo, quelli rifugiati politici, quelli che non sono clandestini, hanno diritto a casa, lavoro, eccetera, eccetera. E gli italiani? Gli italiani stanno senza casa, con case sequestrate, con i cartoni, nelle macchine, e nessuno si preoccupa. C'è gente di 80-90 anni, ieri sera sulla 4, gente di 90 anni che gli hanno sequestrato l'alloggio, e vivono con 300-400 euro, nessuno si preoccupa di niente, non vogliono sapere niente, né magistratura, né comune, né quello. Ripeto, cose che si sentono. Il dramma è totale. Dobbiamo risolvere il problema immigrati. Immigrati? L'unica cosa è o istruirli, dargli una certa cultura, mandarli a scuola, soprattutto i giovani, inutili tenerli qua, e quelli vagabondano. Allora, si fa un centro di formazione, si istruiscono, si dà un mestiere nelle mani e si comincia a utilizzarli, sta gente. Se non altro, rendono qualcosa a se stessi e non danno fastidio agli altri. Grazie. Buona. Cosa bisogna fare per gli immigrati, come risolvere il problema immigrati? Ma certo non è che si devono accogliere innanzitutto quelli che vengono da situazioni, diciamo, di guerra ed altre cose. Certo, c'è il problema dell'accoglienza qui, perché se sono un gran numero, come si fa ad accoglierli tutti? Però la cosa più importante, penso io, che è l'accoglienza. Venire sì, però non lasciarli così. Grazie. Buonasera, come si può risolvere il problema immigrati? No, questo momento c'è per cortesia. Buonasera, come possiamo risolvere il problema immigrati? Che ne so. Come si può risolvere il problema immigrati? Com'è? Troppo bello, malo. Siamo proprio to schifo con gli immigrati. Schifo netto. Purtroppo non possiamo più nascere, non possiamo camminare. Comandano ieri, noi non comandiamo più. L'italiano non comanda più l'italiano? No, non siamo più italiani, loro sono italiani, noi ormai siamo stranieri, loro sono italiani e noi stranieri. Così da portare a questo punto. Va bene, statevi bene.